torno a casa. Eccoci arrivati a quella che probabilmente è l'ultima fermata di oggi, al Pantenone. Dico l'ultima perché da queste parti quasi tutto chiude alle 6. Questo straordinariamente chiude alle 6:30. Però, cosa più importante, ci siamo fermati e abbiamo fatto scorta di patate. Ho trovato la mia marca francese preferita di patate, le Vico. Ed eccoci arrivati al Duomo di Milano. No, c'è molto più spazio, non vedi nel mezzo? Ma a te non viene quella insana voglia di tirare un porcone perché tanto nessuno ti può capire qua? Perché dovremmo? La vera domanda è perché non dovremmo farlo? Wow! Che bello! Cos'è questo pezzo di muro? Scopriamolo subito. È recentissimo, è del 2020. Ah, sarà per il Covid. Beh, lì ci sono delle biciclette. Non è colpa mia. Ho tirato su il telefono per fare una foto mentre lui mi parlava. È successo così. Sei riuscita a farmi bestemmiare in chiesa. Senti questo rumore, sono gli spiriti che ce l'hanno con te. Questa è la nonna che per l'eredità sta dicendo: oh piccio, piccioli non ce ne stanno più. Ah guarda, sono da sotto le cripte. Avrò il permesso di filmare le cripte. Com'è tutto suggestivo qui, eh. C'è una zona satanica qui. E ci sono anche i fumetti. Non va bene, non va bene. La chiesa non approva. Mister Zorro, ho dovuto sparare un sacco di ISO in alto perché è veramente tanto buio. Questa è la zona con le morti più recenti. Questo 101 anni. Questo è morto nel 2002. Ed infine, un'ultima tomba. Che questa, vabbè, non ha bisogno di presentazioni. Marie Curie e Pierre Curie, marito e moglie, con una rosa con una dedica. Ci siamo fermati un attimo in un McDonald's per la curiosità dei prezzi e per la qualità dei prodotti, e a parte che c'hanno roba che ovviamente in Italia non c'hanno, ma più che altro mi sono incuriosito per il giocattolo della Camilla che ho scelto apposta per lei. Sono andato proprio a chiederglielo. Siamo andati a prendere il mini Dixit. Tieni, tutto tuo. E i panini in realtà costano uno sfracciolo di più da soli. Per esempio l'hamburger singolo costa 2,30€, ma il menù normale costa 4,60€, come da noi. Ma sono le stesse identiche carte che solo più piccole. Già. Solo più piccole, ma sono proprio le stesse del gioco. Beh, certo, è la versione minuta di Dixit. Ma che carino. Visto? Abbiamo fatto bene. Ma davvero? Assaggiamo una French fries. Hanno un sapore un po' più dolcino, però sono patate, sono buone. Abbiamo trovato questa rameria che era già stata inserita nella guida Michelin nel 2020 ed è stata rinnovata letteralmente quest'anno, e l'ho trovata totalmente per caso. Ho detto vabbè, non ci penso quanta gente sia, non lo so, andiamo a vedere. L'abbiamo scoperto quando siamo arrivati lì, quanta gente c'era e che era stellato. Però sembrava veramente un bel posto, mi spiace non andarci, però vabbè, cerchiamo un altro posto e mangiamo. La rameria che avevamo scelto prima sembrava molto buona, molto stellata. Questa qui invece sembra comunque molto bella, sembra molto bella e sembrano tutti molto contenti, anche l'ambientazione è bella. Anche l'arredamento è molto particolare. Abbiamo fatto l'ordinazione, ovviamente ormai si fa tutto quanto da cellulare, e incluso diciamo con l'ordine ci hanno portato la caraffa d'acqua, acqua del rubinetto, molto buona. Cosa molto cringe, però anche il bagno è a tema e molto bello che è tutto quanto fatto di legno. Diciamo qua è stupendo, davvero. Magari l'altro era stellato, buonissimo e tutto, però questo è particolare. È sensazionale. I nostri gyoza alla piastra. Porca miseria, sono strabuoni, veramente molto buoni. Le difficoltà di questa donna. Così, guarda. Più o meno, guarda, queste tre dita e poi lo muovi. Cipi cipi ciapa ciapa ciupi ciupi ciapa ciapa. Buono. Wow, che meraviglia. Tu quale hai preso? Vegetariano.
Io invece ho preso quello dello chef con la scelta del brodo estremamente piccante. Lei invece ovviamente zero piccante. C'ha il tamago, tutte le verdure, mezzo chilo di coriandolo spiac. Mentre io un sacco di roba che onestamente neanche più mi ricordo. Buon appetit! Buon appetit! Pasta molto al dente, il brodo è incredibilmente pieno di sapore, veramente tanto, e assaggiamo la carne che veramente si stacca come se niente fosse. Cotta veramente benissimo, cioè si briciola appena la mordi, veramente buona. Proviamo anche il tamago che c'era scritto marinato 48 ore. Buonissimo, morbidissimo, ha un sacco di sapore. Tutto incredibilmente equilibrato. Amo, quanto sei italiana a fare una rotolata sul cucchiaio, Dio. Facci vedere come mangi i noodles anche tu. Quanto sei italiana. E vabbè, cosa c'è di male? Niente, assolutamente. Tieni, ti regalo il Naruto, tutto tuo. Assaggialo, dimmi com'è. No, non sa di niente, ma è buono. Io continuo imperterrito con la mia carne piccante. Oh, ma da ste parti c'è tutti che mangiano, sui pullman, sopra le barche, accanto ai fiumi, cioè guarda là che fila infinita di gente che mangia vicino al fiume. Se fai una roba del genere vicino ai navigli, a parte che c'è gente che ti grida "ah, stronzo" da lontano, che in realtà, a parte il colore della Senna, odore non ne fa, vero Nordica? Guarda che bello, letteralmente un ristorante che cammina. Che nuota, se proprio. Che nuota. Oltre all'odore del fiume e quell'odore chiaramente di cibo, c'è un chiaro odore di erba e non appena tagliata. A quel cagnolino com'è bello confuso. Ma è bellissimo sto posto. Se non fosse che ormai si è fatta una certa e avevamo già mangiato nel nostro comunque bellissimo ristorante di prima, quello lì è l'evoluzione eccessiva di dove siamo stati. Facevano anche i takoyaki, ma tutto al momento. C'erano i taiyaki, i takoyaki, il gyudon, il ramen, gli udon. Madonna mia, qua, allora, se posso dirlo, l'Italia sicuramente sul cibo è un altro mondo. Però qua a me sembra che c'è molto meno bigottismo, c'è molta più libertà, molta più scelta. Quindi magari non sarà tutto stellato, però la scelta nelle cose buone c'è. Questo bar qua l'avevo visto nel mio itinerario di zone, diciamo, un po' strane da vedere di Parigi. Solo che ovviamente guardando tutti i musei, andando a Disneyland, chi ha avuto tempo di fare qualcosa in questi giorni. Credo sia un bar pub, ovviamente in stile sala giochi. Che carino! Ed eccoci qua, una tappa in attesa alla fine della lunghissima via di cibo, zozzerie tipo sexy shop e tante tante altre belle cose. È il momento di andare in direzione dell'hotel e andare a fare la valigia. No, ma a parte che è già fatta, perché non abbiamo neanche l'armadio. Non l'abbiamo neanche svuotata. Cioè abbiamo portato un sacco di roba che è ancora dentro nella valigia. Un sacco di roba. Oggi ultimo giorno qui a Parigi e vicino al nostro hotel c'era scritto che il sabato c'era il mercato delle pulci. Ora in realtà a vederlo da qui a me sembra il mercato tipo che fanno a Bergamo il lunedì. Forse effettivamente è un mercatino delle pulci. Beh, se l'hanno scritto. E beh, ma non è detto, magari era solo traduzione. No, no, non era tradotto, cioè in realtà sì. Guardiamo, c'è una palla gigante. A parte un po' la zona in cui eravamo, devo dire che non mi posso lamentare del tutto di dove ci siamo trovati. Comunque sì, la zona è un po', diciamo, quella che è, però non ci sono stati problemi. Troverò qualche gioco nuovo e vecchio, chi lo sa, però in francese. Cos'è? DVD, amo. Anche là ce ne sono altri. La verità è che se anche trovassimo qualcosa, per esempio, di importante valore, non possiamo neanche portarcela dietro perché abbiamo il limite della valigia. Ah, anche un po' di macchie fotografiche. Diciamo che più che mercato delle pulci non è proprio giusto come termine. È un misto, cioè sia la roba usata, sia i venditori che vendono le robe nuove, tipo le pile, tipo i deodoranti, queste cose qua. È un mercatino del sabato più le cose usate. Ma secondo te in Francia c'è bancone dove vendono il pollo con le patatine? Perché in Italia è il must
del mercato. Se non c'è quello non è un mercato, ma è un mercatino dell'usato. Non lo so, ma lì vendono le crepe e le salsicce. Ah, beh, ogni paese ha le sue tradizioni, eh. Potrebbe essere un'alternativa. Oh, robina interessante, guarda qua. Anche roba GameCube. In Italia è rara trovare roba del genere. Verso l'uscita del mercato ho trovato altre due cartucce GBA vendute a 5 euro. Ho detto vabbè, prendiamola. Però mi sono accorto dopo che questa potrebbe essere falsa. Potrebbe. Sono giapponesi. Quella di Wario sono sicuro al 95% che sia vera. Questa qui, dobbiamo controllare. Allora, per la mia primissima volta ho utilizzato l'app Deliveroo, cosa che non ho mai utilizzato perché di solito in Italia mi ci muovo io dove voglio prendere qualcosa. Ho avuto la brillante idea di usarla qua in Francia e ho dato per scontato che ovviamente scrivendo le cose in inglese qualcuno mi avrebbe risposto. È successo tutto tranquillamente, metto il terminal dove siamo e mi chiama la tipa per dire che l'ordine è arrivato. Il problema è che lei parlava solamente francese, zero, zero totale di inglese. E quindi io ho girato a destra, a sinistra, non la trovavo. Alla fine lei ha trovato qualcuno che stava passando che parlasse sia francese che inglese, mi ha risposto in inglese e sono riuscito a trovarla. Abbiamo preso il McFirst per lei, che mai visto in Italia, mai visto, sai, non so cos'è. Io il McFarmer, ma una cosa che ci hanno regalato letteralmente sono la salsa col creamy deluxe, mai vista in Italia, mai sentita ovviamente qua in Francia, e le patate, abbiamo preso queste qua spesse. Come sono? Buone. Le approvi? Ok, a parte che è arrivato tutto un po' incasinato e dalle foto sembrava ovviamente più grande, il sapore però è buono. Un Big Mac. Ci hanno buttato delle lattine che avevamo preso per collezione e niente, ci dispiace purtroppo. Non posso dire di essere contento assolutamente e non posso dire che sia giusto. Capisco che siano le regole, però una volta che dici è un regalo, non te le aprirò mai queste cose. Niente, ce l'hanno buttate lo stesso purtroppo. Comunque questo è uno degli aeroporti più tristi che abbia mai visto. Cioè abbiamo passato il gate là in fondo e siamo già subito sulla pista. Cioè neanche un minimo di ristorazione, di posti, siamo seduti per terra, cioè... Va bene così. Guardano là che fa manovra. Bonsoir France. Bonsoir, au revoir. Torniamo a vedere la tomba di Jim Morrison, vero? E andiamo anche agli studios la prossima volta. Se fai la brava ti compro anche un'altra baguette.